Il Friuli di Sgorlon c'è, non c'è e si dice. C'è nella realtà autobiografica di Udine e nella vicina campagna di Cassacco in cui nacque e poi nei luoghi storici rievocati epicamente. Non c'è nella misura in cui questa realtà evapora in mito, negli archetipi di Jung, in luoghi inventati, universali, senza tempo sempre stati. Poi c'è il Friuli popolare del si dice, del tramandare, dicerie, credenze, superstizioni, magie e anche leggende di questa civiltà arcaica, contadina e sacra. È mitico il Friuli di Sgorlon e ha ispirato tutte le sue opere, eppure famoso è il lamento dello scrittore, confidato nell'autobiografia e anche alla redazione del Messaggero Veneto di Udine con cui collaborava. Si sentiva figlio del Friuli, ma sapeva di non essere figlio unico e allora ecco questo lamento di uno scrittore incompreso che diceva di non essere capito dal Friuli nonostante i tanti premi e riconoscimenti. Simbolico e autobiografica è l'edificio in cui venne alla luce grazie alla nonna levatrice. Nasce infatti a Cassacco nel 1930 dentro le scuole elementari, anche se poi non le frequentò, ma furono un luogo di predestinazione di un mestiere di famiglia, perché maestri furono il nonno che viveva dentro la scuola e poi la mamma e la futura moglie. Insegnante fu Sgorlon, in particolare all'istituto Zanon di Udine, vicino al quale visse fino alla morte, frequentando spesso la biblioteca Ioppi di Udine. L'itinerario sgorloniano parte dalle case elementari di Cassacco, in cui nacque oggi biblioteca, e poi va alla ricerca di quei luoghi, di quei paesi, nomi inventati, delle opere dietro i quali si cela proprio la campagna di Cassacco, che lui percorreva spesso in bicicletta. Ed ecco allora Raspano, dove aveva una casa e dove oggi è sepolto proprio qui dietro, e poi Martinazzo, il paese del nonno. A Cassacco è ambientato ad esempio Prime di Sere o Il racconto La casa di Coros, e poi abbiamo Udine, dove è ambientato il romanzo La contrada. Altri luoghi rievocati storicamente nelle sue opere sono ad esempio il Vaillant dell'Ultima Valle, oppure Porzus della Marga di Sir, la Carnia dell'Armata dei Fiumi Perduti, e lì tanti sono i motivi e gli episodi tratti da Bruna Sibille Sizia, trasferiti dal Torre al Tagliamento. Thank you.